L'altra radio, bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta l'amore? La maglia è l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai, Orgoglio Barese su L'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Tanto non capirai, Orgoglio Barese sull'altra radio. Buon lunedì 5 ottobre e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, Bari che torna da Latina con 3 punti preziosi al termine di una prestazione convincente sotto il punto di vista della voglia e della determinazione, a mio parere meno dal punto di vista del gioco, ma su questo saluto ed interpello subito il mio compagno di viaggio Luca Deleteris. Ciao Luca, allora, vittoria convincente o no? Ciao Nicola, innanzitutto buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri amici radioascoltatori. Sì, una vittoria, come dicevi tu, di grande voglia, di grande determinazione da parte dei ragazzi di mister Nicola, che ancora una volta sono stati capaci di ribaltare il risultato, quindi da questo punto di vista secondo me va sottolineata anche la grande capacità dal punto di vista atletico del Bari di tenere certi ritmi, perché non dimentichiamo che il Bari nell'ultima mezz'ora praticamente ha schiacciato il Latina nella propria metà campo e ha dominato, quindi anche da questo punto di vista credo sia stata una risposta importante da parte del gruppo. Vi ricordo che siamo in diretta e che potete chiamarci componendo il numero 0805240424, ripeto 0805240424, ma potete anche inviarci dei messaggi o delle note vocali tramite il servizio WhatsApp contattandoci al numero 334-3837-444, ripeto 334-3837-444. Bene, sono le 7:01, andiamo subito a vedere come sul forum di orgogliobarese.it gli utenti hanno commentato la prestazione degli uomini di Davide Nicola. Tantissimi commenti, siamo ad oltre, vediamo un pochino, 12 pagine di commenti, vediamo un pochino, leggo qualcuno. C'è il commento dell'utente Zio Chan che dice: Rosina andava a prendere palla sulla tre quarti e inoltre univa a centrocampo e attacco, Sansone non sa farlo non sa ancora farlo. Quindi ci si sofferma sulla prestazione di Rosina, che sicuramente dopo Avellino ha nuovamente spaccato la partita, come si usa dire in gergo calcistico. Poi andiamo a leggere un altro commento dell'utente Tariel che dice: buona prestazione, non eravamo scarsi prima, non siamo campioni ora, la Serie B è questa, come insegna la classifica di oggi, nessuno può permettersi di passeggiare, il Crotone ha raggiunto il Cagliari e noi siamo a 2 punti dalla vetta. Quindi ci si focalizza su quella che è la classifica attuale, sicuramente molto molto corta, con la sconfitta del Cagliari che sicuramente ha rimesso un pochino tutti in gioco. Il Cagliari sembrava che dovesse fare un campionato a parte, invece è lì insieme a tutti gli altri. Un ultimo commento prima di ridare la linea a Luca: c'è l'utente Domini che dice: vittoria figlia del grande spirito di sacrificio e della compattezza della squadra, che non sono mai mancati, Crotone a parte. Su questi fattori nessuno aveva dubbi, ma mi dispiace che di gioco ancora non se ne parla. Attenzione, non parlo di gioco spettacolare, ma semplicemente gioco. Ancora una caterva di lanci lunghi senza senso, cross inutili dalla tre quarti e pochissimo gioco palla a terra. Io concordo con l'utente Domini, perché in effetti gioco palla a terra se ne vede veramente poco. E poi c'è un ultimo commento sempre di Domenico che dice: il gol subito è nato proprio dal nostro totale non gioco, punizione da centrocampo, palla lanciata senza nessun criterio, ripartenza e gol. Luca, eppure per molti tifosi il Bari ha giocato anche bene, insomma, dov'è secondo te la verità? Beh, la verità secondo me sta comunque nel mezzo, perché nel primo tempo è stata una partita molto equilibrata in cui comunque il Bari non ha espresso, diciamo, un gioco di altissimo profilo, però comunque ha tenuto bene il campo, sembrava una squadra comunque ordinata, diligente, ben messa in campo da mister Nicola. Poi nel secondo tempo secondo me anche sotto il piano del gioco c'è stata una risposta da parte di Nicola e dei suoi uomini,
E secondo me comunque va sottolineata l'importanza, come diceva il nostro utente, di un giocatore come Rosina, perché con il suo ingresso in campo il Bari ha trovato una risorsa fondamentale, il perfetto giocatore che è stato in grado, diciamo, di fungere perfettamente da trade union tra il centrocampo e l'attacco e di chiaramente fare ancora una volta la differenza. Quindi da questo punto di vista si sta dimostrando un giocatore, un'arma importantissima per Nicola, partita in corso. Ma diciamo altri commenti, c'è il commento dell'utente Gonfia la rete che si sofferma un po' sui numeri e dice: 3 tiri contro 9 fuori casa, mai subito il gioco della Tina, mantenuta la calma nonostante il gol al 45esimo del primo tempo e un poco di fortuna sul gol di Donati. Questa vittoria ha molto più significato e porta molta più consapevolezza e autostima rispetto a quella con l'Avellino. Beh, sicuramente vincere in quel modo, vincere fuori casa su un campo comunque difficile come quello di Latina, sicuramente aiuta, fa morale, e abbiamo visto un gruppo molto molto compatto a fine partita, molti volti sorridenti. Se il gioco magari è ancora una chimera, penso che un dato inconfutabile sia quello che questa squadra comunque ha carattere e sicuramente c'è uno spogliatoio unito e che è sicuramente dalla parte del mister, vero Luca? Sì, questo anche c'è stata anche, diciamo, la dedica da parte di Maniero su Instagram, se non ricordo male, quindi sui social. Ha parlato di un grande uomo, ovvero Davide Nicola. Ha parlato quindi anche del gesto del mister che a fine partita ha esibito quella maglietta dedicata al figlio che avrebbe compiuto 15 anni proprio nella giornata di sabato, il figlio Alessandro. Quindi anche da questo punto di vista, sotto il profilo umano, credo si sia creato qualcosa di particolare, qualcosa di speciale, tra un'alchimia speciale tra Nicola e tutti i giocatori, che sembrano quindi remare tutti nella stessa direzione, e questo è molto importante. Come concedetemi la battuta, ci sono attaccanti e giocatori che sanno usare in maniera positiva i social, cioè magari chi li utilizzava male, non voglio fare polemiche o riferimenti, però sicuramente utilizzare i social per questo genere di cose come ha fatto Maniero ieri sicuramente è un dato positivo, è un dato sicuramente da sottolineare. Ma allontaniamoci un pochino per un attimo dal forum, torneremo subitissimo perché ci sono delle domande che sono giunte in redazione. C'è Daniele da Monopoli che dice: spero che, vabbè, usa una parola, quindi cerco di trasformarla, diciamo, la fortuna, ho usato un altro termine, di Donati dia la carica a questi ragazzi, perché Nicola mi sembra, è anche qui una parola da modificare, diciamo, non è molto affidabile secondo questo ascoltatore Daniele da Monopoli. Come detto poco fa, sicuramente quel gol anche casuale, diciamolo, non so se il tiro di Donati sarebbe finito in porta o se il portiere avrebbe tentato la parata, però sicuramente quella deviazione di fondo schiena, se mi è parso, di Rosina, sicuramente è stato un po' casuale, però bene così, quando succedono a noi queste cose va sempre bene, in qualsiasi modo arrivano i 3 punti, vanno sempre bene. C'è un altro Luca, vuoi dire qualcosa? Ti ho sentito. No, volevo dire un attimo su Donati. A parte, diciamo, l'episodio del gol, credo che, come avevo detto la settimana scorsa, lui sia un giocatore che ancora una volta si è dimostrato fondamentale, utilizzato, diciamo, in determinate condizioni da mister Nicola. Avevo detto che secondo me è un giocatore che ha bisogno di essere impiegato nell'ultima mezz'ora di gioco. In effetti io credo che a Latina lui sia entrato molto bene in partita insieme a Rosina, sono entrati praticamente a distanza di pochissimo tempo, e credo che chiaramente un giocatore di qualità come lui abbia fatto comunque la differenza, perché in campo la sua presenza si è fatta sentire quando è stato chiamato in causa. Quindi credo che da questo punto di vista il Bari abbia scoperto, se mai ce ne fosse bisogno, un'ulteriore risorsa. Poi c'è l'utente Chicco che sul forum Orgoglio Barese dice: abbiamo iniziato a giocare quando è entrato Rosina, questa squadra ha bisogno di un trequartista, tutti lo sanno tranne il mister. Beh, sì, sicuramente un calciatore lì, visto che non ci sono grandissime idee
avere un calciatore che con una finta ti libera un centrocampista che va a segnare, oppure ti suggerisce una palla splendida come fatto contro l'Avellino, sicuramente è un qualcosa, un patrimonio da sfruttare e da valorizzare. Quindi sono d'accordo con l'utente Chicco, che saluto. Bene, come di consueto è attivo sul nostro forum un sondaggio per decretare i migliori in campo. Luca, chi sono i tre più votati al momento? Allora, diciamo che i tifosi hanno chiaramente regalato la palma di migliore in campo a Rosina, che ottiene, diciamo, la maggior parte dei consensi. Dietro di lui, immediatamente dietro di lui, ci sono Di Cesare e Baliani. Vorrei soffermarmi un attimo su Di Cesare, perché io credo che le prestazioni del centrale arrivato dal Brescia forse siano state un po' sottovalutate da qualcuno, mentre io credo che fino ad ora, tranne quell'episodio sfortunato contro lo Spezia, in cui comunque non stava, diciamo, demeritando il ragazzo, ha dimostrato di essere un difensore strepitoso, credo, per la categoria di Serie B, perché davvero dà determinate garanzie a tutto il reparto, dà quella sicurezza e sembra davvero troppo importante per questa squadra. Bene, torniamo a noi perché ci sono altri messaggi giunti in redazione. Un messaggio di un radioascoltatore che non si firma, dice: senza gioco ma con un gruppo unito come nostro si può vincere, col gioco ma senza un gruppo unito no, che sia l'anno giusto. Ma speriamo sia così, perché sicuramente il gruppo unito è un'ottima base di partenza. E sicuramente avere una squadra che segue l'allenatore e comunque sia è dalla parte del tecnico è sicuramente un'ottima cosa. E appunto, parlando di tecnico, leggiamo come il mister Davide Nicola ha commentato la gara dei suoi in quel di Latina. Nicola dice: nel secondo tempo non c'è stata partita e finalmente ho cominciato a vedere le giocate che voglio, meglio il secondo tempo, ma anche nella prima frazione di gara abbiamo avuto parecchie occasioni per passare in vantaggio. Il Latina non ha creato molto. Su Sansone e Rosina sono giocatori con caratteristiche diverse, ho inserito Rosina perché è un esterno e volevo un tipo di gioco diverso nella ripresa. Io su quest'ultima non concordo molto su quello che ha detto il mister, perché per me qualcosina l'ha creata in Latina anche nella ripresa. Il Bari, io non ho visto queste grandissime occasioni da gol, ne conto forse 4 compresi i due gol. Io ricordo solo un tiro di Rosina ribattuto da un difensore in angolo e poi un tiro di Donati ribattuto sempre da un difensore. Poi per il resto non ricordo clamorose occasioni da gol. Anche in Latina si è fatto vivo, ricordo ad esempio una bella azione con un colpo di tacco di Dumitru per un centrocampista, tiro che è finito al lato di poco. Quindi non ho visto, certo il Bari ha tenuto molto il pallino del gioco, però a livello di occasioni non ho visto questo grandissimo predominio della squadra biancorossa. Mentre Luca, secondo mister Nicola Rosina è un esterno. Bah, io guarda, da quando seguo il calcio, da quando seguo Rosina, che comunque ricordiamo anche giocati in nazionale, io Rosina l'ho sempre visto come trequartista. Un esterno può essere un Stevanovic, può essere un Galano, ma Rosina proprio esterno non lo è. Sì, diciamo che può farlo magari con caratteristiche diverse rispetto a questi giocatori che hai nominato tu, tipo Stevanovic. Sicuramente Rosina ha delle caratteristiche diverse, è un giocatore sicuramente più tecnico, ha le qualità per giocare da trequartista, e va detto che anche lui ha parlato, diciamo, di questo, del suo ruolo in passato, qualche settimana fa, dicendo che magari nel calcio moderno il ruolo di trequartista è un po' scomparso, quindi lui parlava che di un ruolo che fosse ormai scomparso da una decina d'anni, dice di sentirsi un esterno, e comunque secondo me diciamo che lui è un trequartista, poi come esterno può, diciamo, adattarsi e può comunque far bene, però diciamo che dal punto di vista del ruolo credo il suo ruolo principale sia quello di trequartista. Bene, noi ci fermiamo un attimino, do la linea alla regia, torniamo fra pochissimo.
La Sareco di Mimmo Loisi si rivolge a tutte quelle attività che hanno bisogno di smaltire in discariche autorizzate rottami ferrosi, metallici, vetro, legno, materiali inerti, cartongesso, misto di costruzione e demolizione, ritirando il tutto al vostro domicilio. La Sareco acquista metallo tipo rame, alluminio, piombo, ottone, offrendovi le migliori quotazioni del mercato. Se state ristrutturando un negozio, un'abitazione o un capannone, Mimmo Loisi vi offre il noleggio temporaneo e gratuito di cassoni scarrabili. Se invece state sostituendo la guaina del terrazzo, Mimmo Loisi ritira la vecchia guaina smaltendola a norma di legge. Chiedete maggiori informazioni contattando direttamente Mimmo Loisi al numero 330 863128, ripeto 330 863128 o visitando il sito sarecoscarl.com. Mimmo Loisi da sempre è amico della gente, è amico dell'ambiente. L'altra radio. L'altra radio. Bella da ascoltare. Bene, torniamo in studio, sono le 7:15. Vi ricordo che siamo in diretta e che potete continuare a mandarci messaggi o note vocali al numero 334-3837-444 oppure potete chiamarci al numero 880-524-0424. Tornando un attimo sul forum, ci sono delle domande da parte di alcuni utenti per noi, delle considerazioni, andiamole a leggere velocemente. C'è l'utente Sampaglia che dice: questo Bari e questa Serie B non possono prescindere da uno come Rosina, giocatore che fa con i piedi quello che vuole. Anche questa volta gli sono bastati 5 minuti per farci vincere la partita. E poi c'è un'altra considerazione di un membro dello staff, Only Bari Forever, che andiamo a salutare. Ciao Massimo, che dice: opinione diffusa, sebbene non unanime, manca il gioco e siamo partiti a 2 punti dalla vetta. Se il gioco dovesse arrivare, e arriverà. Speriamo, io sinceramente ho molti dubbi che il gioco possa arrivare, però ricordiamo, Davide Nicola è qui da parecchi mesi, non si è visto granché, magari sta ancora assemblando la squadra e ci stupirà tutti, un po' come fece anche Torrente. Ricordiamo, anche lui non c'erano grandissime idee di gioco, poi col tempo il tecnico Campano è riuscito a plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, e ricordiamo il Bari di Torrente negli ultimi periodi giocava anche bene. Ma vediamo, torniamo a allontaniamoci per un attimo dal forum e andiamo a dare una rapida occhiata ai giornali e quindi alla nostra rassegna stampa, grazie a Francesco Ferrante, Bart, il suo nickname su orgogliobarese.it. Ciao Francesco, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Allora Francesco, cosa ci propongono oggi i quotidiani sportivi? Allora, i quotidiani sportivi, partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno, segnala come le prossime 5 partite per il Bari siano importanti, sono le 5 partite di ottobre, anche se si segnala come la prossima partita, prima avete parlato di Cesare, potrebbe non esserci di Cesare, che nella partita con il Latina ha giocato con una vistosa fasciatura alla mano. Lo stesso per Sabelli, che segnala un problema al gomito. E poi vi segnalo un altro articolo a proposito del gruppo molto unito nei confronti di Nicola, un'intervista a Defendi che tesse le lodi di mister Nicola. E poi vi segnalo un ultimo articolo a proposito del marketing, anche sul forum si è spesso parlato del marketing del Bari, un marketing che risulta molto apprezzato e si basa, così parla il giornalista, su un modello inglese. Per le altre notizie vi rimando al sito Open News di orgogliobarese.it. Perfetto, grazie Francesco, a domani quindi con la rassegna stampa. Ora torniamo a noi, tra pochissimo avremo un collegamento telefonico, andremo ad affrontare una tematica molto molto interessante che appassiona i tifosi del Bari, e mi riferisco ad eventuali ingressi di nuovi soci nella FC Bari 1908, quindi parleremo anche di questo con un ospite molto molto preparato da questo punto di vista. Bene, torniamo per un attimo a noi, torniamo ai commenti dei tifosi sul forum, anche se mi dicono c'è un altro messaggio. Ah, c'è già in linea, ok, perfetto, allora vado subito a salutare il collega e giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Fabrizio Nitti. Ciao Fabrizio, ciao, bentornato, ciao. Tanto non capirai. Ciao Nicola, buongiorno a tutti.
Fabrizio, allora, che Bari hai visto al Francioni? Hai visto dei miglioramenti rispetto all'ultima gara con l'Avellino? E sì, quali? Sì, ho visto dei miglioramenti in generale, quindi anche rispetto alla gara con l'Avellino. In particolare il secondo tempo il Bari è riuscito a mantenere palla, a proporre più gioco, a tenere palla bassa, comunque a tenere insomma la squadra avversaria, cioè il Latina, compressa nella propria metà campo. Credo che poi alla fine il risultato sia anche giusto, perché il Bari è stata la squadra delle due che ha voluto più vincere, che ci ha creduto fino alla fine. Sono piccoli particolari molto importanti, perché significa, almeno insomma spero significhi, che questa squadra sta cambiando la mentalità e sta cambiando il proprio modo di essere in campo. Fabrizio, è inutile negare che ancora una volta la partita l'ha risolta Rosina, ne abbiamo parlato abbondantemente fino a poco fa. Credi che sia giunto il momento di schierarlo titolare o è meglio sempre farlo entrare a partita in corso? Ma io non credo che un allenatore decida cose che possano danneggiare se stesso e la squadra. Ci sarà una motivazione, magari Rosina in questo momento non è ancora al top della condizione, quindi utilizzarlo così nell'ultima mezz'ora diventa un'arma devastante. Quando calano gli avversari entra questo giocatore che ha un tasso tecnico elevatissimo e quindi riesce a mettere in difficoltà gli avversari. È stato così con l'Avellino, è stato così a Latina, è andato meno bene quando ha giocato la partita dall'inizio, forse perché con l'avversario nelle migliori condizioni riesce a trovare pochi guizzi. Io credo sia veramente questione di condizione. Ciao Fabrizio, buongiorno. Luca dell'Eteris. Buongiorno. Una certezza di questo Bari, l'abbiamo detto anche prima, ne parlavamo in studio, è sicuramente l'unità del gruppo. Abbiamo parlato di Maniero, della sua maglia commemorativa per ricordare il compleanno del figlio di mister Nicola, così come tutte le dichiarazioni dei giocatori. Sicuramente quindi da questo punto di vista la squadra rema nella stessa direzione col tecnico. Direi che è un'ottima base per puntare a traguardi ambiziosi, no? Certo, è molto importante che il gruppo sia compatto, ma io su questo argomento sinceramente non ho mai avuto dubbi. Non so oggettivamente per quali motivi poi sia venuto fuori tutto questo. Credo che sia un vizio del calcio, cioè quando c'è una sconfitta, anche se sonora, allora la prima cosa che uno si chiede è: ma la squadra è con l'allenatore? Guarda, io sinceramente in questo caso nel Bari del Bari non ho mai avuto nessun tipo di apprensione. Per me questa squadra è con l'allenatore da sempre e lo sarà fino alla fine del campionato. Allora Fabrizio, tornandoci un pochino dal rettangolo verde, l'abbiamo annunciato ieri sulla nostra pagina Facebook, parliamo di quello che è stato scritto sulla Gazzetta del Mezzogiorno nella mattinata di ieri. Si è parlato di un incontro tra Paparesta e alcuni imprenditori dell'Azerbaigian. E chi l'ha scritta questa notizia? Beh, questa notizia l'ha scritta un giornalista che abbiamo casualmente appunto in linea, Fabrizio Nitti. Come puoi ricostruirci un po' questa vicenda? Ma abbiamo saputo insomma che Paparesta ha avuto questo incontro lì alla Fiera di Milano, all'Expo di Milano, quindi pare che sia stato un incontro cordiale, si è discusso ovviamente di calcio e del Bari. Ecco, da qui a dire che c'è una trattativa magari avviata è un po' troppo, però voglio dire l'interesse di questi petrolieri azeri c'è, e vediamo che cosa poi verrà fuori nelle prossime puntate. Sappiamo insomma che soci all'interno del Bari Club sarebbero anche apprezzati, fermo restando che credo insomma Paparesta ha più volte ripetuto che questa società è in grado di camminare con le proprie gambe. Sai Fabrizio, quando sento la parola petrolieri e penso a quello che potrebbe accadere nei nostri mari, sinceramente mi vengono un po' i brividi. Io spero che non ci sia un nesso tra queste due cose, perché sarebbe secondo me molto molto grave. Spero che l'interesse di questi
petrolieri sia solo eventualmente indirizzato al Bari e non ad altro. Vabbè, ora stiamo andando su argomenti magari che non sono trattabili in una trasmissione sportiva, però io spero soltanto che non ci sia nessun nesso. Ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, magari chiedo a te conferma, ne parlavamo col tuo collega Davide Lattanzi. A prescindere da questo discorso dei petrolieri azeri, a me risulta comunque che Papa Resta stia trattando con qualche imprenditore, non penso italiano, e che ci possono essere delle banche a far da tramite. A te risulta qualcosa del genere? Non so se ci siano anche delle banche, so di sicuro che c'è stato questo faccia a faccia con questi petrolieri azeri, ma voglio dire, il Bari credo lo abbia già detto e dimostrato a più riprese, è aperto un po' a tutte le soluzioni. Però ribadisco, insomma, fino a questo momento nessuno può dire che il Bari non sia stato in grado di camminare con le proprie gambe. Sì, su questo non ci sono dubbi, abbiamo sempre dato merito al presidente Papa Resta di aver creato qualcosa, secondo me, di unico nel panorama calcistico non solo italiano, perché ha messo su un piano finanziario molto molto arguto che ha sicuramente col passare del tempo potrebbe essere anche copiato e imitato da altre società. Ultima domanda per te, Fabrizio, nelle giorni scorsi si è parlato di cambiamenti, modifiche allo stadio San Nicola, con Papa Resta che parlava di modifiche all'impianto progettato da Renzo Piano. Tu che sei giornalista e segui sempre dalla tribuna stampa del San Nicola le partite, sicuramente potrebbe essere un'ottima miglioria. Ricordo sempre i commenti del collega Michele Salomone che parla di distanza siderale dalla tribuna stampa al campo. Beh, sicuramente un San Nicola rivisto in quel modo sarebbe una bellissima cosa per chi ci lavora, ma anche per chi va a vedersi la partita. Sì, credo che insomma sia dispersivo questo stadio, anche la distanza che si copre dalle tribune, dalle curve fino al campo di gioco è davvero enorme, è siderale, come dice Michele Salomone. Se dovessero esserci delle modifiche anche in tal senso, ben vengano, considerando che poi c'è tutta l'area del San Nicola che potrebbe essere un po' rimessa a nuovo, vissuta in maniera diversa. Il progetto c'era e c'è. Pare che ci sia stato il via libera di Renzo Piano, che insomma è quello che ha costruito poi lo stadio. È chiaro che ci potrebbe essere un'accelerazione clamorosa nel caso il Bari riuscisse a fare un campionato di vertice, ad arrivare in Serie A, quello che poi tutti ci auguriamo. Perfetto, io ringrazio Fabrizio Nitti per essere stato con noi. Fabrizio, buon lavoro con la Gazzetta del Mezzogiorno, ci sentiamo prossimamente, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. E ora diamo nuovamente la linea alla regia, torniamo fra pochissimo. La nuova sezione calcio della Società Ginnastica Angiulli, società storica di Bari con i suoi oltre 100 anni di attività, affiliata alla Federazione Italiana Gioco Calcio e alla FC Bari 1908 Academy, ha aperto le iscrizioni al proprio centro calcistico di base per bambini dai 5 ai 10 anni di età. I nostri istruttori federali seguiranno da vicino l'avviamento al calcio del tuo bambino, seguendo programmi adatti e specifici alla loro età. L'Angiulli è da sempre sinonimo a Bari di scuola per l'avviamento allo sport e alla cultura sportiva. Per iscrizioni e maggiori informazioni rivolgetevi direttamente al desk informazioni presso l'Angiulli Bari in via Cotugno 10, oppure chiamando il numero 080 561 38 55. Ti aspettiamo! L'altra radio. L'altra radio. Bella da ascoltare. Bene, torniamo in studio, dovrebbe esserci un ascoltatore in linea. Ciao, chi sei? Ah, non c'è, l'abbiamo perso. Bene, diamo una notizia che ho appena letto nella sezione OB News 24 del forum, un articolo di Davide Lattanzi che parla un po' delle condizioni fisiche di alcuni calciatori. Dice che c'è un po' di apprensione per quanto riguarda le condizioni di Valerio Di Cesare, che a Latina ha rimediato un forte pestone alla mano. Il 32enne centrale ha proseguito il match con una vistosa fasciatura, ma accusa forte dolore
ed è in dubbio per la prossima partita, ma dovrebbe essere recuperato. Discorso analogo per Sabelli, anche lui uscito malconcio dalla trasferta laziale. Il terzino destro ha riportato un problema al gomito che andrà verificato. Nessuna novità invece per Marco Romizzi, sostituito per stanchezza e scelta tecnica. Non ci sono margini inoltre per il recupero di Dennis Tonucci, ricordiamo per lui stop di 20 giorni, mentre tornerà a disposizione Matteo Contini, che ha scontato i due turni di squalifica. Beh, Luca, sicuramente la difesa un po' da rivedere da questo punto di vista, molti acciaccati, però come dicevi tu prima, sicuramente possiamo contare su difensori validi. Speriamo che Di Cesare torni subito in campo, perché sarà stata una casualità, ma uscito lui per una medicazione fuori campo, il Bari ha preso gol. Sì, sì, è una cosa che secondo me non è casuale, perché ogni qualvolta lui abbandona la linea difensiva si palesano chiaramente delle difficoltà. Secondo me da questo punto di vista sarà fondamentale il recupero di un giocatore come Contini, che torna dalla squalifica e comunque è un difensore che ha sempre dimostrato una certa affidabilità, sebbene quest'anno magari ci siano stati degli episodi in cui è andato un po' in affanno. Però credo che con Di Cesare, con il recupero di Di Cesare, con il ritorno dalla squalifica di Contini, il Bari può comunque contare su un potenziale difensivo importante in linea assoluta. Non dimentichiamoci anche che in panchina ci potrebbe essere un certo Rada, che comunque quando chiamato in causa da mister Nicola non ha certamente demeritato. Quindi anche da questo punto di vista le prestazioni di Rada, che si sono dimostrate in forte crescita, non possono che essere un'ulteriore risorsa per il mister. C'è un altro messaggio giunto in redazione, lo andiamo a leggere prima di chiudere. Di Gianni, che dice: lasciate stare il mister Nicola, la squadra è con lui e anche noi tifosi dobbiamo stare con lui. Su questo non ci sono dubbi, caro Gianni. Tifosi, giornalisti, dobbiamo essere squadra, ovviamente dobbiamo essere tutti uniti con il mister Nicola. Ripeto, l'unica cosa che chiediamo è magari di avere un pochino più di idee chiare su come la squadra va in campo. Però sino a quando il Bari vincerà, e vincerà anche grazie alle giocate dei singoli, andrà sempre bene. Però sai, è anche giusto magari chiedersi, quando non ci saranno le giocate dei singoli, come si arriverà in porta. È giusto non dico una pretesa, ma una specie di una sorta di speranza da parte nostra, perché pensiamo che con l'organico messo a disposizione dalla società il Bari potrebbe giocare un pochino meglio. Però ripetiamo, fino a quando si potrà contare sulle giocate di Rosina, di Sansone o di De Luca, e arriveranno i punti, a noi andrà sempre sempre bene. Bene, è veramente tutto, vi ringrazio per essere stati con noi, saluto e ringrazio Francesco Ferrante per la rassegna stampa e Luca Deleteris. Ciao Luca, a domani. Ciao Nicola, buongiorno e un caloroso abbraccio a tutti gli amici biancorossi. Vi ricordo che la replica della puntata andrà in onda come sempre alle 13:15, mentre attorno alle 12 la stessa replica verrà pubblicata sul nostro canale ufficiale YouTube. Bene, saluto anche Fabio Scorcia in regia, mentre io vi do appuntamento a domani puntuali alle ore 7 con Tanto non capirai, Orgoglio Barese sull'altra radio. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli. La senti questa voce? Chi canta l'amore? La maglia è l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai, Orgoglio Barese sull'altra radio.